collega video reporter, insomma, abbiamo trovato un torrente e in quel torrente sono riuscito a risolvere quelle questioni lì, ma ad un certo punto, mentre ero ancora dentro questo torrente, stava arrivando Contador, per cui che è successo? No, io lo devo incrociare in salita. Quindi miracolosamente ho ritrovato delle energie, perché stavamo ancora discutendo se valeva la pena procedere o meno. Quindi il fatto che Contador stava arrivando, loro bravissimi, sono riusciti a rimetterli sulla carrozzina e quindi c'è stato il primo incontro con lui nella scalata. Lì eravamo ai 5 km dall'arrivo. Poi è successa una cosa che da un punto di vista simbolico ha veramente un impatto notevolissimo, perché nel mio proseguire, a un certo punto, dopo la premiazione, ho rincontrato Contador e praticamente io, in totale immersione nel piccolo dialogo che ho avuto con lui, avevo un pochino fratturato il fatto che lui mi aveva offerto una borraccia d'acqua. E quindi anche se io non ho preso questa borraccia d'acqua, in un certo senso questo progetto vale proprio per come è stato posto, per cui è come se io ho preso questa borraccia d'acqua che in un certo senso è stata tradotta da quel dialogo di un minuto, di 30 secondi, un minuto, che mi ha permesso gli ultimi 3 km di poter portare a compimento questa nuova impresa. Questo è il